Ormai manca poco. Sto arrivando, Matthew. Mia madre ha preparato la mia valigia. Poche cose, non mi servirà molto. Sto andando dove potrò sognare, sai, finalmente libera di farlo. Hanno detto di me che sono folle, ma io e te sappiamo che non è così. Nulla è mai come sembra. Sabato devo andare a casa. Loro hanno portato via la valigia, la mia valigia. Dentro c'è tutto quello che mi serve. L'unico mio sopravvivere è assaporare il suono del silenzio, l'unica melodia che mi acconsente di sentire me stesso e di comprendere che l'esistenza di ognuno di noi è come uno starnuto di una formica, tanto trascurabile quanto infinitamente perfetto. Mi chiamo Anna Walters e non sono pazza, non lo sono mai stata. Mi hanno portato qui perché non mi volevano a casa. Eravamo dentro una tarda mattinata e parlavamo da ore di come sarebbe potuto essere il nostro futuro quando lui mi sposò davanti a Dio, perché davanti agli uomini non avrebbe mai potuto. Non vorrei far credere che mangi davvero i bambini, Dmitre. Tu senti solo le voci in testa, Dmitre. Chi è che dice che sentire le voci in testa non sia normale? Nel mondo dove vive il popolo di quelli che sentono le voci in testa, questo è normalissimo, e tutti, tutti, nessuno escluso, si chiamano Dmitre. Aprì gli occhi un istante prima che la sirena suonasse e si mise seduto. Lei, nella penombra, taceva. Fotografie. Le guardi e ti ritrovi, anche quando la vita ti porta così lontano che la memoria si perde a metà strada. Le guardi e mille emozioni si affacciano da quella finestra che credevi chiusa. Sparsero la voce, avesse incontrato una notte un lupo affamato e patteggiando con l'animale rabbioso si lasciò azzannare l'arto in cambio della vita. Ma qualunque fosse la verità, Paul perse la sua gamba ad appena 29 anni. Una strana ansia mi pervase e senza molta convinzione, infilata la vestaglia, mi trascinai verso l'ingresso.